Il pacchetto più bello è quello della nonna. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una nuova decorazione di Natale. Ma che dico nuova? La più vecchia vista e rivista decorazione degli anni 80. Ve li ricordate i pacchettini di Natale? Quelli che venivano appesi a due gli alberi di Natale erano ovunque, scomparsi improvvisamente. Se li sono rubati tutti e allora noi li rifacciamo insieme. Memori di tanti Natali passati, lo riproponiamo oggi questo ornamento proprio qui su Arte per te. Ed ecco l'occorrente per i nostri simpatici pacchettini della nonna. Allora, del cartoncino comune preso da una scatola, una squadretta, taglia balza, scotch biadesivo e scotch normale, un laccetto di questi a cordoncini dorati o argentati, deve essere questo perché erano fatti così, una carta di queste lucide, io ho trovato queste bustine dai cinesi a 60 centesimi l'una, e poi la matita. Iniziamo subito. Ricaviamoci dei cartoncini che siano 3 cm x 3 cm. Creati i nostri quadratini di cartoncino, sovrapponiamone 5 uno sull'altro e creiamo un piccolo cubo di cartoncino. Questo piccolo cubo potete crearlo anche con un quadratino di polistirolo. Io vi sto facendo vedere la variante con il cartoncino perché è la cosa che tutti abbiamo in casa al momento, quasi sicuramente. Allora, prendo dei pezzettini, attacco e faccio ed impilo. Arrivati a questo punto, prendo lo scotch normale e faccio un giro attorno al quadratino, così. Ok, foderato tutto il mio quadratino di scotch, faccio sì quindi che l'impacchettamento poi mi venga senza bozzi e senza sfrangiature laterali, è tutto bello perfetto e quadrato. Adesso prendo la carta. Benissimo, metto la mia carta dalla parte che voglio diventi il colore del quadratino, quindi con un pezzettino di scotch appoggio al centro, così. Adesso metto un altro pezzettino di scotch biadesivo sulla parete laterale, sulla parete superiore e sull'altra parete laterale. Fatto ciò, tiro su la carta molto bene, la faccio aderire e la chiudo nella parte superiore. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, così. Ora non ci rimane che fare il vero e proprio pacchetto, quindi tiro giù e automaticamente questa parte mi rimarrà incollata. E la stessa cosa succede anche da questa parte e ciò mi agevolerà moltissimo. Quindi, pezzettino di scotch qui sul fondo, così, e continuo a chiudere in maniera molto serrata il mio regalino. Arrivati a questo punto, possiamo tagliare l'eccesso, questo non si vedrà, quindi possiamo eliminarlo. Potete anche rientrarlo, ma per un lavoro più pulito vi consiglio proprio di eliminarlo. E adesso gli ultimi due pezzettini di scotch nella parte inferiore e facciamo salire la nostra chiusura. Voilà, il nostro pacchettino è pronto. Adesso prendiamo semplicemente il nastrino dorato e a questo punto la memoria tornerà a tutti, anche quelli che non se lo ricordavano a questo punto del lavoro si ricorderanno del mitico pacchettino di casa della nonna. Guardate un po', uno
E due, lo riconoscete? Lo riconoscete quello che penzolava dall'albero? Eccolo, è lui, un nodino. Facciamo il fiocchettino. Quanto si era semplici, una volta. Veramente con poco si facevano le cose. E tagliamo il filo in eccesso. Uno e due, perché loro poi venivano appesi da un'altra parte, quindi veniva poi passato il fiocchetto o il gancetto da un'altra parte e voilà, la decorazione dell'albero della nonna è bella e pronta per figurare in un albero del 2017. Quindi adesso faccio anche la versione dorata, perché ci vuole, che fai? Non fai la versione dorata di questo? E li vado a regalare a Gabriele, ma prima vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao e buon Natale vintage a tutti! Li siete ricordati i pacchettini? Io li odiavo, non li potevo vedere. Quando Gabriele mi ha detto: Ombretta, perché non fai i pacchettini di Natale? Io ho detto: no Gabriele, non li posso vedere, erano bellissimi. Poi credendo ai miei amici, piacevano a tutti questi pacchettini, quindi ho detto: sai che c'è, li faccio vedere anche ai ragazzi del 2000, chissà non ritornino in voga. Fatemi sapere se anche i vostri Natali sono stati costellati da pacchettini con carta così luminosa e lasciatemelo scritto qua tra i commenti. Se questo video Nostalgy vi è piaciuto, regalatemi un impacchettato pollice in su e condividete il video sulle vostre pagine Facebook, per favore. Questo aiuterà Arte per Te a crescere un pochino e a non rimanere sommersa tra i tanti video di YouTube. Io vi aspetto su tutti i miei social, Ombretta, Due Cuori Una K, sono i miei altri canali di YouTube, venitemi a trovare anche là, vi aspetto sulle mie pagine Facebook, ma soprattutto vi aspetto su Instagram, cercate Arte per Te e soprattutto vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Buona preparazione al Natale da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta, ciao!